Il nostro compito non è solo il controllo delle, delle, de, de, del rispetto delle norme di contenimento, ma è anche fare tanta uh, informazione e vicinanza alla popolazione. Le pensioni arriveranno direttamente a casa agli anziani soli grazie ai carabinieri. Anche ad Arezzo arriva infatti il nuovo servizio lanciato in tempi di coronavirus da Poste Italiane ed Arma. È un'iniziativa stabilita tra due istituzioni strategiche per il paese, ovvero sia l'Arma dei Carabinieri e la, le Poste Italiane che consapevoli del ruolo e della, della distribuzione sul capillare sul territorio hanno deciso in un momento di particolare emergenza di venire incontro ancora una volta a quelle che sono le fasce deboli della, della, della popolazione. La platea riguarda gli ultra-75enni. Che riscuotendo ad oggi eh, la pensione attraverso le poste in contanti e non avendo già delegato altro soggetto, possono rivolgersi o all'arma dei carabinieri attraverso una qualsiasi delle stazioni. O attraverso il numero verde alle Poste Italiane e chiedere l'attivazione del servizio. Un servizio che continuerà per l'intera durata dell'emergenza Covid-19. La consegna a domicilio della pensione mira non solo a dare un sostegno agli anziani, limitandone le uscite di casa in un'ottica di tutela della salute, ma anche a difenderli da potenziali truffe, rapine e scippi. La cosa nasce chiaramente principalmente in una situazione di emergenza per venire incontro alle esigenze di quelle che sono le fasce deboli anche per quanto riguarda l'esposizione al contagio ma eh, allo stesso tempo eh, è anche uno strumento per tutelare eventuali eh, furti o eh, scippi nei confronti di queste, di queste persone e a tal proposito Tengo a ribadire che il personale dell'arma che interverrà sarà solo personale in uniforme con, eh, e che esibirà la tessera personale di riconoscimento al di là di quella che può essere la conoscenza diretta soprattutto nei piccoli centri.